dove stanno andando i nostri eroi, anzi i nostri errori. Lo scoprirete dall'abbigliamento, si vede che stiamo andando, lo scoprirete, siamo grezzi, come avrebbe detto mio figlio quando era più ragazzino, grezzi, grezzi. Scoprite seguendo i segnali non di fumo, ma di immondizia extraurbana, perché urbana proprio non ne possono più. Extraurbana, che continua per chilometri e chilometri e chilometri. Ecco cosa dovrei fare, dovrei prendermi delle canne, qua è pieno, però mi graffio tutta la banda minchia. Mi graffio tutta la banda minchia, il cannuccetto per fare per la campagna, Zani. Per la campagna, guarda, guarda che roba. Va proprio così. Peccato, guarda che bella giornata che c'è. Il cannuccetto, l'hai visto come... Vedi qua, queste canne. Per fare un cannuccetto con canne buone, se no me la compro, fanculo. Però con questa io la farei perfetta. Per il sole, la palazzola. Ma dove le metto queste canne? Che mi rovinano tutta la mano. Mi devo portare nel tetto, ma avanti che arrivo là arrivano tutte spiluccate. Avanti che arrivano palazzola. Nel tetto la posso mettere. Ah? Parla, perché non parli? Oh, Zani. Perché ci vuole un lavoro. Ci vuole un lavoro. Sì, devi tagliare, Tagli devi le asciugare. canne da asciugare. Queste secche. Queste sono secche. Ma cosa asciugano da stesso? Le tagli. Le metti col... Basta, ehi, non cominciare a rompere i coglioni. Cagli. Col filo di rame, fai il... Ce l'ho, quello là verde. Non è che sono 50 metri. Ma 4 metri, 6 metri. Già, queste qua sono secche. Se no devo usare un altro tipo di arbusto, un altro tipo di pianta. Con le cannule, se no fanculo, mi accatto le canne queste dei cinesi. E vaffanculo, 15 euro. Però non si può mettere a scendere, si deve mettere così, perché sopra non c'è dove attaccarlo, manca a fare i buchi, nella cannalata non lo posso attaccare. La devo mettere tipo a come si dice? Così. Il mio amato Grand Canyon. Ammazzano remunizza ninchi un iuredda te posa sizza camunizza ma che pizza camunizza manco matizza chiù yeah, manco matizza no, non lo so. No, no, Mattisi, Mattisi. Ultimamente abbiamo avuto un po' di problematiche, però mi dovrebbe attisare. Non lo so. Tanto l'abbiamo fatto talmente tanto, no? Già si sta preoccupando. Munizia, munizia, un Ora mi informo, devo fare un cannuccetto sotto dove c'è la trivella. Dove c'è l'acqua sotto, dove ci sono i pini. Non so se prende in campagna un cannuccetto, non un cannuccetto. 125 km con 10 euro. E ancora ci sono
c'erano 5 euro, ora gli ho messe 20, perché sennò il serbatoio si... 125 km con 10 euro, con 6 litri, manco, meno di 6 litri. Ora chissà che cosa troviamo là in campagna. Che... cioè, purtroppo ogni volta ci andiamo a scatola chiusa, perché quelli si volevano prendere un'altra volta la campagna. Nel frattempo mio padre sta facendo fare dei lavori che non vuole che li faccio io, perché li posso fare anch'io, ma affitto il furgone. Certo non lo posso fare con la panda, ma affitto il furgone come quando ho fatto i traslochi. Ma affitto un furgone, mi carico la spazzatura, mi carico le cose che si devono buttare e le porto a Palazzolo, dove si buttano. E la stessa cosa con i tronchi, mica con la carriola, mi carico i tronchi, si fanno a pezzettini piccoli. Mi compravo una motosega, non mi serve la motosega per tagliare i tronchetti così, non è che faccio deforestazione, devo... li taglio a mano, mi faccio anzi un po' di muscoli per i tronchi tanti, non è che devo tagliare chissà quanti alberi. Per i tronchi grossi ci vuole decespugliatore, un altro conto ci vuole, e manco il decespugliatore ci vuole quello professionale, perché me ne sto sbattendo i coglioni, il terreno è tutto, sono terreni che sono pochi mila metri quadri, cioè sembra grande, ma fin dei conti sono pochi mila metri quadri. A livello hobbistico te lo puoi tenere così, secondo me. Ora purtroppo non è gestito da me, ora ho preso lo stucco e un gattino veloce, levati dal cazzo, gatto di merda, salvati la vita, poverino. Sì, lo faccio spaventare così non lo schiacciano, no? Allora, stavo dicendo, ho preso lo stucco, ho preso un po' di pittura mista per fare quattro cose, per fare solo i ritocchi nella stanza quella principale e nel bagno, poi la stanza centrale, la cucina, poi si farà in mezzogiornata stucco, rasante, cose, poi la fa. Per ora non la sto facendo perché ora vediamo, poi la faccio, poi sarà quella che faccio all'ultimo. Siccome non so da chi, come, non sono io a gestire queste cose, perché a quest'ora avrei finito tutto se fosse stata per me, l'anno scorso, l'anno prima, la sarei sistemata tutta la campagna, la vita. Siccome non dipende da me, non sono cose che c'è mio padre in mezzo che stanno perdendo tempo, l'avvocato, non lo so che cazzo vogliono fare. Allora non posso né investire tutto me stesso, un porco spino investire, né investito tutto me stesso, un riccio forse, né investire tutto me stesso, né investire soldi, a parte anche se ci sono. Quindi posso fare piccoli lavoretti, sia di decespugliatore, di giardino, per girare noi agevolmente, l'acqua per poterci sciacquare, che ora sarà cresciuto tutto, dentro casa per poter stare un po' così. Poi comprerò un condizionatore e mi serve, lo prendo portatile, in maniera che me lo porto qua e là, 250 euro, costo 300 euro invece. Questo portatile. E quanto è grande? E le camicie, è grande, che si può caricare nel cofano. Questo portatile, e poi si vede a casa come dobbiamo fare con noi.
oppure me lo faccio prestare quello per la campagna, un mese di campagna, non lo so come devo fare. A casa con uno solo ce la faccio. Insomma, trovo perché uno mi è saltato, l'altro ancora funziona. Se io non sono a casa posso attaccarne uno solo e mi mantiene la temperatura 30, messo al minimo, mantiene 30 gradi, anche se fuori nel tetto, il tetto è a 40 gradi. Fino a quando dura quel Mitsubishi. Quando è qua in campagna poi ci vuole ad agosto, ancora non serve. Poi se gli faccio il cannucceto davanti ripara ancora di più. Il sole è perpendicolare, non è laterale. Quindi alberi non ne ha per coprirsi. Non ne trovo, non puoi lasciare gli alberi sopra il tetto perché o l'arrampicalavite americana perché stirano tutte, quella andrebbe curata, se tu ci abiti hai una casa rurale. È un conto, con le ciaramire, con le mattonelle, ciaramire, che non è casa antica, che non è casa rurale, ma è una casa, una specie di villino costruito su una casa in cemento, in legno. Distrugge tutto, infatti la casa è tutta distrutta, quello si tira tutto. La vita americana, non si può, non ti puoi proteggere il caldo e il freddo questa condizione con la vita americana. Ci vuole un tendaggio, un cannucceto, questo perché ho provato con la vita americana, non si può fare. Basta che la molli, che poi non ci vai per 15 giorni, te la trovi anche nel buco del cube. Quindi ho cannucceto, ombrelloncino mare che si piega, doccetta, manco la piscina voglio fare perché poi quando posso. Quando ci posso stare, la piscinetta gonfiabile, mi posso appareggiare il terreno, mi posso sistemare le cose. Poi si passa, si scava, si fanno i lavori in maniera più completa. Tanto è inutile fare scavaggi, fare lavori di trattore e poi lasciare per 15 giorni, per 3 mesi, 2 mesi, 6 mesi, perché poi ricresce peggio di prima. Lei dove aveva zappato 2 metri. Ho capito, ora vai a vedere ora com'è. Ora un'altra volta è cresciuta un'altra volta. Non è che puoi zappare in continuazione, non è che è un terreno. Cioè zappare, tu lo fai nel terreno quello che ti devi coltivare, che devi. Se no va bene tagliato, poi i cani che camminano nel fango, ha piovuto, avrebbero camminato i cani nel fango, non sarebbe circolabile l'ulivo, non sarebbe. Casomai zappare e poi mettere la gramigna, la gramminchia, mettere qualcosa del genere, mettere una cosa del genere, ma se tu fai terreno agricolo. Un conto è il terreno agricolo e poi i cani, io come circoliamo nel fango. Invece con questa erbetta, anche se sono piante infestanti tagliate corte e cose, puoi camminare sul terreno, non ti infanga, non ti, se no verrebbe tutto terreno campagna. Bello con i fiorellini, con le cose, con le spine, uno le taglia. Se lo zappi tutto a terra. Stai capendo anche c'entra un trattore a spinta, una cosa, e lo zappi tutto a terra, dura molto di più, però cammini poi nel fango i cani camminano, nella terra, mi stai capendo? Invece Certo. così hanno l'erbetta, hanno. Ma perché lo devi zappare se non devi Se non devi coltivare? coltivare, è perché si mantiene più pulito, chi è questo? Questo è il pecoraio. Questo lo conosco anche. Forse è di Palazzolo questo, lo conosco. Mi sembra una faccia conosciuta. La gioga! Ma povero doppio! Non è questo il papavero doppio? Il papavero doppio è quello grosso, quello
quello col centro doppio. Guarda che bello, guarda che colori che ci sono. Guarda che colori, giallo, rosso. Le droghe sono tante, non c'è la droga. Stai zitta tu, che non lo sai, sei una cagnoletta, tu hai solo il dentastick. Basta, Cali, basta! Cioè, ogni tanto... No, ma lo fa solo a bassi regime di giri, bisogna un po' spingerla, devo spingere tanto il pedale fino alla fine. Devo sempre ricordare di spingere il pedale fino alla fine. Sale la macchina, terza, quarta, certo non in sesta. Il motore ce l'ha dietro e che così comincia a consumare. Questo come sale? Buono sale. E non fa male perché poi rallenta. Sai queste cose. E allora stavo dicendo, purtroppo questa campagna, come anche la casa mia, le cose non sono gestite da me, neanche un minimo amministrate, gestite da altra gente, sia esterna che qua, in comune, non in comune, passano, non, insomma fanno quello che cazzo, e non va bene, perché io mi trovo in mezzo a persone con cui ho avuto discussioni brutte, fatti bruttissimi, che si sono infilati nei rapporti, i rapporti sono stati infilati, non infilati perché uno che è parente, uno si infila per forza, i rapporti sono stati sfregianti, i rapporti sono stati brutti, rapporti brutti, uno può avere un rapporto con una persona, anche litigarci, ma non sfregiare, non essere invasivo. Questi hanno avuto rapporti invasivi e poi di totale distacco. E fanno quello che... E non posso vivere io con persone che sono così. Con queste cose si vive male. Più essendo gestite da altra gente queste cose, anche c'è in mezzo ad altra gente, non si capisce un cazzo. Stare attento se entrano, chi gira, chi non gira, anche se c'è la catena, o sei privo di poter ospitare qualcuno o di buttarlo fuori, perché tutto sembra una cosa, o in più vengo io scavalcato. Poi anche altre persone dicono, ah, siccome non la gestisce lui, chiedono a mio padre direttamente, chiedono al mio zio, e io niente, eliminato. L'eliminato, il suo turno deve aspettare, che non arriverà mai perché ha 50 anni, non arriva mai questo turno, né con i lavori vecchi, né con invece gli altri turni perché gli è morto il padre, sono scuse. Perché uno deve arrivare che deve morire una persona, non ho capito, sono scuse o l'hanno ammazzato, arrivato con un certo punto. Poi non è neanche vero perché... I padri erano molti, morti molti anni prima, o addirittura avevano avuto problemi di... o dopo, invece nel periodo, in un certo periodo della mia vita, certo se io devo dare qualcosa ai miei figli, che ho qualcosa, gliela do quando ero ragazzino, le cose da ragazzino, da adulto le cose da adulto, da più adulto le cose più adulto, da anziano non ci sarò, quindi... ci sarà poco di me, cioè, questa è una mentalità sana, a meno che non ci sono problemi gravi. Brutto vivere in mezzo a queste cose gestite da altra gente, gestite male, la stessa cosa in casa, terrazzo, amministratore, cioè, la mafia,
mia mafia. Cosa vuoi? Che vado alla riunione della mafia? No, per me. Cosa vuoi? Che mi mischio qua con persone? Non lo so. Se è una mafia che con me si comporta bene, sì. Come altre. Se sono mafie che con me vedo che sono nemiche, come per strada quando compravo la canna, compravo le cose, non mi distacco perché ti possono fare del male. Allora preferisco un negozio che al massimo ti fanno, non lo so, non ti fanno lo sconto. Che cazzo ne so, questo era il mio obiettivo. Non mi piace, io quando vado da una persona d'accordo è un conto, quando non vado d'accordo ci sono dei motivi vari. Si è spento volontariamente il cellulare. Quindi dovete mettervi in testa, che già lo dovreste avere, la differenza, poi non ne parliamo più in questo video, la differenza tra le sporadiche utilizzo, che ne so, io un'arma, anch'io l'ho avuta una pistola in mano, ma se trovano qualcuno ammazzato, se trovano a me ammazzato, non è che ho avuto tutti i giorni, o è una cosa che ho avuto io. Quindi le sporadiche esperienze che una persona può avere per studio, anche per gioventù, per la vita, sono cose normali. Rispetto a un'esperienza invece meno sporadica. Allora, di meno sporadico nella mia vita, cioè di continuo, c'è stato il fatto che io sono un non fumatore, quindi di canne. E non di mafia, quindi ho dirottato, appena l'ha permesso lo Stato e la cosa, ho dirottato dalla strada, dalle cose, nei negozietti, nel semino, nella cosa, come diceva la, per evitare tutta quella cosa lì, quindi per non fare parte, per non indicare, per non fare, questa è le mie buoni propositi, non sono neanche buoni propositi, il mio stile. Quindi confondere il mio stile con gli assassini e tentati omicidi in varie forme che ci possono essere contro la mia persona e da persone che state favorendo degli assassini, capito? E le persone che ho attorno, se lo vogliono capire o non lo vogliono capire, attorno, vicine e lontane, perché non è possibile, casomai piglia e me lo dice in faccia, perché uccidi? E poi te lo spiego io. Se uno viene da me e dice io ti uccido per questo, chi è che testa, che mentalità, e io perché ti rispondo che ti uccido anch'io allora? Ma cosa da pazzi? Siete suckers. E le motivazioni sono scritte, ce le dovreste avere dentro la testuzza. Allora, c'è stato sempre il solito effetto chiavi. Oh, le chiavi! Niente, qua non hanno fatto nulla, a parte la natura che sta crescendo. Ho preso queste due lamentucce e il rosmarino, perché quello si è... l'ho spezzato, però ancora è sano là. Ma non va, sto rosmarino non va. Lì il basilico ancora sta sopravvivendo, ora poi mi taglio qua un po' di mille cespuglio. Ma non ce n'è neanche tanto bisogno, vedete? Si sta mantenendo. Nessuno qua ha fatto niente, la panda minchia l'ho dovuta mettere là. Ora vi faccio vedere i lavori interni. I fichi stanno crescendo, che sono uno splendore. Il tetto può andare, vedi? Può andare. Qua ci vorrebbe per il pomeriggio un cannuccetto. Secondo me. Ho comprato delle cose che poi metterò alle porte. Ecco, è entrato. Lo stucco è una pittura che poi passo nei lavori che ho fatto con il tetto, che sta tenendo egregiamente. Vedi, poi gli do un colpetto di pittura così per coprirlo. Ma dove? Anche qua. Nei pozzetti luce. Guarda qua, dove ho fatto. Acqua non è entrata. Con tutta l'acqua che ha fatto, non ha fatto qui. Non ha avuto
nessun cedimento. Poi lì, questo si dipinge tutto. Qua non ha avuto nessun cedimento. Non c'è nessuna cosa di cedimento, nessuna spaccatura. Qua dentro, anche se non si vede, qua neanche cedimento. Non c'è nessun cedimento. Neanche qui. Poi, questo è ancora un po' fresco. E qua neanche. Dove ho fatto? Ancora là è fresco perché ho fatto dei ritocchetti. E nel bagno anche. Grezzo però pulito. Nessun cedimento nei lavoretti che ho fatto. Poi quando asciuga gli passo la pittura. Quindi sembra che non c'è nessun cedimento. Qua non sei mai solo perché c'è la mosca che ti fa compagnia. Allora, questo lo faccio consolidare un altro po', vedere come consolida sia lì che lì, e poi gli do la pittura. Solo qua, solo la spugna, qua gli passo solo la spugna, gli do la pittura dove serve, e qua la stessa cosa, lo faccio consolidare. Questo ora ancora si deve asciugare bene. Lo faccio consolidare e gli do la pittura. Qua dentro la stessa cosa, lo faccio consolidare, tanto sono ritocchetti, e gli do la pittura. Niente, cedimento zero, c'è qualche ragnatela, e poi si deve passare una spugnetta, poi questi sono lavori che se li vuole li fa Zanni, la spugnetta, oppure forse è meglio li faccio. Per quella zanzariera, con lo scotch, con il mastice, funziona, si è un po' ingiallita, però funziona. A posto. Questo qui ci vuole mezza giornata di lavoro solo per lo stucco, cioè un giornetto di lavoro, un giorno di lavoro, e poi il giorno dopo o dopo due giorni, dopo la settimana dopo, si dà la pittura. Quindi prima lo spennello, poi gli metto lo stucco rasante, forse anche lo stucco, questa è la francese. Tanto qua ancora il muro c'è, è un po' che ci manca un po' di muro, però diciamo il muro c'è, non so manco se è importante questa cosa qua. Comunque poi vediamo, questa è mezza giornata di lavoro, una pittata e poi faccio il tetto. E qua solamente, insomma, secondo me è una stupidaggine. Se ci vivi, gli metti il prodotto, il gommante, la gomma e cose. E niente, per il resto non già dovete il moscerino. Per il resto ora mi vado a decespugliare poi quel pezzettino solo dove è alto, però forse me lo faccio a mano. Ora vedo. Qua dentro ci sono, fa fresco, fuori ci sono 30-40 gradi. Questo deriva dal, poi si riscalderà anche questo, perché poi battendo il sole, ancora il sole è di là, battendo il sole qui, quindi qua ci vorrà un cannucceto, tutta una cosa a cannucce. Dentro i lavori stanno tenendo benissimo, non c'è nessun cedimento, zio. Poi gli faccio la pittura, neanche ora, battendo qui, vedi, è sempre nuvolo, sempre, meglio. Battendo il sole qua il pomeriggio in estate verso luglio agosto, fine 15 luglio, questa si riscalda molto, e sopra ho levato tutti i rampicanti, però vedi, questo protegge, ma l'importante è che non va a toccare nel tetto, ora si deve levare quel ramoscello, l'importante è che non va a toccare, perché sennò ho levato anche come si chiamano quelli? Quell'altra pianta lì, perché andava a toccare nel muro. Ora questi pini,
quest'uva, questi alberi che ho fatto così, proteggeranno la casa un pochettino. Però secondo me un cannuccetto ci vuole. Però è una cosa che si può fare. Ora mi vado a vedere se a posto delle canne, magari me ne porto poche alla volta. Oppure a fanculo mi compro il cannuccetto, lo attacco, gli metto un fil di ferro attorno qua con questo verde, questo antirruggine. Ah, che già c'è, vedi? Qua si deve mettere il cannuccetto. Si deve mettere un cannuccetto in questa qui, perché poi entra il sole, ma ormai quest'estate mi sa che non ci sarà, è perché proprio è lì. Vedo? Si va a mettere lì. Quindi, ma magari qua basterebbe anche un ombrellone, sai? Questo da 8 euro, questo estivo, da mare. E qua invece mi vado a fare su questo filo qua, un po' più basso, mi vado a mettere un bel cannuccetto. Tu dici, ma così forte il sole? Sì, però quest'anno questi alberi sono belli folti. Vedi questo, le cose. Può essere che siamo riusciti a coprire quasi tutto lo spettro. No, vero? Batte lo stesso perché poi entra di qua. Entra di qua. Capito? Entra di qua. E quindi ci vuole un cannuccetto qua. Pazienza, perdi la vista un pochettino. Oppure ti metti l'ombrellone. Ma chi ti viene qua estate? Così soffre proprio, nel senso Non che... hai capito, Zani? Metto l'aria condizionata e queste cose le sto facendo per parare l'estate. L'estate è da ora. L'estate è da ora, capito? L'estate significa giugno, luglio, il caldo qua è da 15 luglio, capito? Non ti ricordi tu? Mi ricordo che non si Ma il vive, mese, il mese, la non si misura, vive, però. devi avere misura nelle cose. Che mese era? Agosto. Agosto? Agosto è un mese di estate. E quindi cosa si fa ad agosto? Ti metti l'aria condizionata, il blocco dell'aria condizionata dentro, quello portatile, e metti un cannuccetto. Così ora è diverso come l'abbiamo fatto ora. Mi stai capendo? Dobbiamo cercare di parare, anche se ti metti là, muori di caldo. Certo, stai al sole. Guarda quanti fiorellini. Facendo io per non accendere la cosa, siccome non è alto, vedi che sto facendo, non sono spine antipatiche, sto facendo la tecnica del calpestamento, come le capre, come se fosse una crapa. Qua ci sono un po' di infestanti intorno a sta pianta, ma li lascio. Ogni tanto ne strappo una. Vedi, me le calpesto. Ci cammino un po' sopra per non accendere il decespugliatore. Ci sono anche le spighe qua di San Paolo che crescono. Questa è una specie di spiga, che cos'è? Poi è talmente bassa questa cosa. Le infestanti le ho levate quasi tutte. Per non inquinare. Capito? Per non inquinare. Questi sono quattro fili, me li strappo a mano. Tanto ci sono quattro fiorellini, quattro cose. Di là mantiene. Mantiene dopo ho fatto gloriosa panda minchia. Queste sono quelle che mettono nei fiori, quelli che mettono nelle piante per adornarle. Vedi, mettiamo questo qua, lo levo. Bocca di leone lo lascio, questo qua lo levo alla
dove capita. Perché mi si graffia la panna minchia. E poi, come per magia, o mafia. Ciao, coccinello. Come va, voglio? E vabbè, la coccinella. La coccinella. Yes, yes, bella coccinella. Questa come è cresciuta? Una citronella. Sta citronelleggiando. Guarda che bellina questa pianta. Questa specie di giglio, che cazzo è? Ah? Non sono malati. Stanno bene. E stanno facendo i fichi che forse si mangeranno gli uccelli, non lo so. Però le piante, le foglie non sono malate, guarda come stanno bene. Belle. Ora, se io me lo scippo a mano, faccio vedere così. Poi vi faccio vedere, guarda, ora vi faccio vedere gli Spinoza, li eliminiamo tutti, vedi, l'ho reso calpestabile un'altra volta, non c'è bisogno di passare il decespugliatore sotto, sì, va decespugliato un po'. Dani mi stava facendo notare la biodiversità di questo terreno. Quante piante, quante specie, impressionante. E per questo non lo gli voglio lasciare l'erba, perché così gli animali ci passeggiano sopra, ci fanno i loro bisognini, le loro cacchette, i loro mieli, le loro schiumette, e lo fertilizzano, e poi casomai gli si dà un colpetto di zappa a quella, però sennò esce tutta la terra. E poi è impraticabile, arido, non mi piace, mi piace così a me. Certo, un po' più corto sarebbe meglio, però vedi, qua è terra, poi fa solo terra, infanga, fa, invece qua così è calpestabile, vedi? Ora qualche colpetto in cerca di spina glielo diamo. Qua per me può andare così bene per ora. Se questo non lo facevo a suo tempo, non solo rimaneva che ora questa l'erba era alta tanto, in più non avremmo potuto camminare. Invece ora così lo posso mantenere. Spine non ce ne sono, rovetti non ce ne sono, li ho debellati quasi tutti. Si può passare anche sotto, guarda. C'è qualche spinozza lì, ma non voglio disturbare questa vespa. Vedi sotto, verso di là si deve fare, ora poi ci andiamo. Qua tu va tutto bene. Ehi là, puttanazien! Vado a mangiare, no? Vedi, la coccinella da passeggio che mi porto da presso. Ciao baby. Allora, volevo dire, se vi serve del polline, se vi serve del polline, lo possiamo prendere qua, fresco, di prima battitura. Speriamo che non appiccica sta cazzo. Dove cazzo cade sto?
questo polline giallo. Vi serve del polline. Questo non è appiccicoso, no? Ma cazzo cade, qualche pianta saranno queste. Se vi serve il polline, ve lo vedete. Se vi serve il charas, ormai è tardi perché così vi charano le ascelle. Allora mettete un pezzo di una mezzaluna di qua e una mezzaluna di là. Che vi rinfresca, vi un po' di tono, di buon umore, dipende da come è fatto, da quale posto e da quali e da tante cose. Panino con tutti i formaggi unificati della zona della Birozza per ora. Il più migliore ristorante del mondo. The best of the best. Cut the best. Sì, lo so che non è vegetariano questo, però vi assicuro che mangio pochissima carne. E comunque state attenti anche alle insalate. Dove le comprate, perché se siete vegetariani e poi vi comprate la roba fatta sotto gli inceneritori, niente, mangio un bel panino con la mortadella, ah, e mi rilasso, non ci penso però. Sostituire la vitamina B. È possibile. Però con quali noci, con quali mandorle, provenienza da Brasile, con che antibiotici, con che veleni. Ieri sera uovo, frittate e spinaci. Non ho preso il Bustel, sì, un po', poca, goccetta di birra, male, se no la mortadella come mi cade, l'acqua, anche perché poi, magari non mangiate la carne, proprio, che ognuno può fare le scelte, poi prendete i farmaci delle case farmaceutiche, ovvio, roba coltivata organica. Vi pippate le ossa di seppia. Poi tutti quei solfati e tante altre. Vi mangiate gli insetti, che cazzo è? Mangiate, essere, bisognerebbe combattere tutte assieme per un'alimentazione, per un allevamento più. Più migliore assai, più consapevole. Ognuno si dovrebbe poter coltivare qualcosa. Gli animali purtroppo, alcuni destinati alla catena umana, poverino, effettivamente. Io ho bevuto assai, eh. È stato un periodo, non so che mi avevano messo, ma riuscivo a bermi anche un po' per dimenticare, un po' prima ho bevuto i Campari Gin, poi periodo dei Martini, vino, quantità industriali, con le Plegin, quelle per studiare, preso raramente perché ti fanno diventare pazzo. Anche perché non studiavo, quindi. Quindi, il tavolo.
Poi ho bevuto un periodo, quando prima di conoscere lei, bevevo 3 litri di vino, 2 litri, sempre con qualcuno. Prendevo 2 bottiglie, 3 bottiglie al Peter Pan. Beveva quello. Birre, martedì, tutti, sono passati tutti. Mi riducevo. Che amici miei non riuscivano a tenerlo io. Pa, pa, pa. Anche da giovane, ho bevuto proprio a sentirmi male. Però in cometilico no, ma ne ho visto in cometilico, ho salvato anche delle persone fino a quando le ho potute salvare, aiutare. Poi ci ho pensato penso all'ospedale, sono riprese solo. L'alcol è pericolosissimo, però dai, non dobbiamo demonizzare. Un uso consapevole, è simile alla marijuana. E l'hashish, il vino e la birra. Super alcolici è come quella chimica, come le cose chimiche, come, che non, a me non piace. Per l'età e per l'esperienza. Invece questo si può bere tutte le settimane, a mio parere anche tutti i giorni, un po' di birra, un po' di, io non ne bevo ogni tanto. Fumare e bere si può fare anche tutti i giorni. Eccessivamente l'alcol lo fa più male, a mio parere, di una weed naturale, di una indico sativa, compresa di tutti, naturale, biologica, per la mia esperienza. Poi non lo so. Poi, credete. Non lo so chi è il re Maggi. E rimangi la puntella lì, poi se vi mangiate tutti i giorni una sfornasole di queste vi trovano il colon, ve lo trovano a posto dell'orecchio. Ecco, ora ora un bel caffè, cafessi. La peggio ancora. Se lo bevi tutti i giorni ti va un po' bene e un po' male. Come tante cose. E un po' ti intacca anche il sistema nervoso. Ti fa avere delle. Anche quando non ne prendi. No! Ritorno al lavoro un po'. Sistemare 4 volte. Mamma mia che aria! Ah, come si sta? Questo è il periodo più bello. In estate ci sta bene qua la sera. Cali, Tofì. Come hanno fatto tutti questi alberi a riprendersi? Guarda come stanno bene. Tutte le mele, le fichi, anche l'amarena, l'uva. Guarda le mele senza una malattia. Guarda le mele, le fichi, senza malattie. L'uva senza malattie, penso che sia uva questa, sì. Guarda le mele, senza, non hanno malattie, non hanno niente. Sotto c'è uva. Stanno facendo anche le amarene. Vediamo se magari non sono malate e si possono mangiare quest'anno. Guarda, guarda che bella la pianta, vedi? C'era tutto il rampicante che era arrivato. Ci sono le piante che stanno benissimo, non hanno una malattia, visto? Eh? Senza usare pesticidi, certo, qualche cosa lì, guarda. Guarda le mele come sono pulite. Le ho tosate, come si dice, le ho decespugliate, in maniera che non si intrecciano troppo l'una con l'altra.
Guarda i fichi che non si intrecciano con le mele. Ci sono alberi che non amano. Guarda le pere che già stanno facendo. Guarda che non sono malate, non hanno afidi, non hanno un cazzo. Guarda. Eh? Non so se lo vedete, senza usare niente, solo pulendo. Solo pulendo, in maniera che gli insetti scendono sotto e se ne vanno a rompere le scatole. Ora vado a fare il giardino sotto. Questa è l'arracina, quella frizzantina, che sembra spumante. Guarda come l'ho sistemato. Non lo so se si fa così. Facendo tutto il giro qua gli ho messo dei pianta antichissima. In questo caso mai io l'aggancio alla grondaia, vedi? Aggancio alla grondaia e facciamo un cannuccetto agganciato. Di qua gli metto il manico di scopa come ho fatto là e me l'aggancio una di qua, tric 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 tric, che me la tiro su. E una, mi sa che è la cosa migliore. Mi sa che è la cosa migliore. Vedo quella che è simpatica, dove sembra. Farvi rendere conto, questo qua ci vuole un cannuccetto. Magari si può lasciare quel pezzo lì. La si mette fisso. Quella cannuccia. Cannuccetto. Cannuccetto e cannuccetto. Con 5-6 di queste a scendere, perché qua, per quanto possa intrecciarsi la faccenda, il sole poi va a riscaldare il muro. Non lo so se andrebbe a influire sul peso della cannalata, che tante volte è piena d'acqua. Secondo me dovrebbe reggere. Oppure magari solamente in quel pezzo lì, e qui si fa quello fisso e qua si mette un ombrellino. Un ombrellone, così i cani possono entrare e uscire. Però vado a vedere sotto. E qui infestanti non ce n'è. Ho preparato per il rosmarino, che là è a fianco e si è spezzato. Vabbè, lo dovrei interrare. E qua infestanti non ce n'è, c'è solo questa erbetta così tenera, però lasciamo così. Non c'è infestanti, non ci sono spine, spinelli. Oh, guarda, una spina. Vi volevo fare notare, cornotare, che nel terreno, il soffio vitale, nel terreno ci sono lumache, ma tante. Le amarene, tanta roba. Ci vorrebbero scocce di uova, banane, ma secondo me, guarda, sembra una pianta che non è fertilizzata questa. Certo non sarà velocissima, però forse un aiutino poi ci vorrà. Le piante antiche di fichi che erano tutte malate, come potete notare, sono sane. Guarda le foglie, fino adesso. Guarda le foglie. Perché lasciando qualche fiorellino sotto, scendono sotto, levando le infestanti che si. Le piante sono sane, piante antiche. Poi se questo non germoglia, si levano dove non germoglia. O li lasci in maniera che gli uccelli non si azziccano. Guarda, la pianta sana, che era tutta malata. Vero Zani? Guarda, le piante non c'è un'afide. Ci metto in mosso, un mezzo che sa gli innescica. Ci devo fare quest'altro. Scusi. Scusi. C'è nessuno, anche se si è. T'a posto, se serve qualche cosa, riesci.
Ora vi porto nel lato che ho fatto per scendere. Diciamo. Ah, che fragranza che c'è qua. Aspetta, queste scarpe sono... Qua ci vorrebbero quattro pietre. Opla! Non è successo niente, non è successo niente. Niente, grazie, fratello albero. Quindi, questo sta esplodendo che è la fine del mondo. Anche se, ma ci vogliono due pietre messe a scendere. Ecco qua, ci vuole una decespugliata. Sempre la sensazione che ci sia qualcuno che si aggira, si aggiri, si aggirasse in mezzo a queste... Sempre come se vedo qualcuno che gira nei campi, sempre così fa. E allora, vediamo. Andiamo avanti, mazzolini di fiato. Qua ci vuole una decespugliata perché è molto... intrinseco. Qua sotto, quella sotto sotto no, sotto sotto no, qua ci vuole, ci vuole, lasciamo stare i finocchi. Secondo me lì ci vuole una leggera decespugliata, ma neanche tanto, eh. Ora vediamo. E questa ha fatto il limone, sì, limone, profumo di limone. Ora li leviamo, queste qua le possiamo già levare perché sono... inutili. Ne ha buttate abbastanza di nuove. Ora qui bisogna armarsi di pazienza e decespugliare. Da là sotto un po' il terreno l'ho aperto, gli ho fatto dei punzoni, come so, e decespugliare partendo da là sotto, arrivando fino a dove riesco ad arrivare. Le cose qua si devono levare perché non si può passare, in più danno fastidio. Non si può manco lavorare bene. Andiamo, amico mio. Dimmi, dimmi, che bestia sei. Qua gli ho dato una decespugliata. Così. Chi c'è là dentro? Grezza. In maniera che è calpestabile in alcuni punti. Poi casomai si passa un'altra volta. Tanto ci sono tanti fiorellini. Qui anche, vedete, una decespugliata a farlo calpestabile. Tutto, ora questa si risveglia tutto. Può andare in alcune zone, poi però senza benzina ci ripasso. Vedi qua, era alta qui, eh? Ancora. Qui ho decespugliato in maniera che si può passare per i cagnolini.
E qua sotto è decespugliato un po' con la frusta. Vediamo che si può passare. Sotto si deve rifare un'altra volta. Ora poi me lo ripasso tutto, mi faccio una calata da sopra, vedi? Calpestabile, ora vediamo poi quello che resiste. Gli ho dato una punzonata, così il terreno anche respira. Di infestanti, molto meglio di prima. Una punzonata anche qui. Vedo, ho levato qualche solla in maniera che il terreno respira. Ora è passabile, è calpestabile. Poi la prossima volta ci ripasso col decespugliatore. Ehi, Tocali! Ho tenuto un po' di spine. Là c'è il limone, l'hai visto il limone? Adesso quant'è? Tocali! Qua si deve fare anche, poi aspettiamo che leva. Levati, levati che ti prendi di terra! L'ho dato anche, ma ne si può passare. Hai visto come è venuto? Ah? Un po' grezzo, però si può circolare. Poi gli diamo un altro colpetto. Qua sotto si deve rifare tutto. Qua ci vuole un'altra volta la mano di Dio, però ancora si può. Si può camminare. Lo faccio a giugno. Guardate questi fiorellini che sono carini. Meno male che avevo levato tutti i rovetti. C'è qualche. Guarda che belli questi qua. Gli alberi sono liberi. Guarda, noce. Guarda questo noce come sta in simbiosi con quello che gli fa l'ombra. Non lo taglio quello là. Ecco, qua si deve entrare un po' e decespugliare se devono girare le cagnolette. Lì si deve dare una decespugliata che comincia a essere alta. Come ho dato sopra. Qua sopra l'ho fatto l'altra volta, tempo fa, l'importante è che non ci sono rovetti. E infatti non c'è nessun rovetto alto, ci sarà ricrescita. Qua sopra ho fatto. Vedi lì. Ora si frustacchia un po', poi la prossima volta me lo frustacchio, vi passo il frustino che lo appiattisco un po'. Così si deve fare, o si fa fondo fondo così si scava, oppure gli si dà un'accorciata per avere un po' di erbetta. Ma già così ancora si può mantenere. Prossima volta mi parto da sopra e mi faccio tutto un altro giro fino a qua sotto. È un pieno. Così. Sperando che questo levi queste cose.
tiri sulla rete. Non c'è stato nessuno. Vedi come giocano loro. Riescono a girare tranquillamente. È un po' più basso, vero? Ora, eh? Certo. E ancora deve seccare. Ora la prossima volta mi faccio tutto il giro da sopra e me ne scendo sotto. Un'oretta. Quattro colpi alle vasche qua. In maniera che si mantiene, no? Si mantiene. Non si tiene da solo, si mantiene. Vedi come funziona il sole qua. Arriva alla parete fino a qui in estate. Quindi ci vorrebbe... Qua la tenda non si può mettere, qua non c'è la cannellata. Qua la cannellata non c'è. Quindi o si mette un ombrellone di qua, che cavolo ne so, e qua le cannucce. Perché questo sbatterà sempre nella cosa e riscalderà la casa e tutta la veranda. Quindi ci vuole... Niente, ci vuole... Ci vorrebbe tutto un... Qua le tendine, la cannucceto e qui ombrellone. Che sbatte sempre il sole. Ora gli fa bene, ma in estate no. E allora, qua gli abbiamo dato anche una zannata per renderlo calpestabile, cosa che si deve fare anche nel terreno sotto. C'è un mezz'oretta di lotta. Qui lo sto lasciando così, gli ho levato solamente le spine. Ora gli metto il rosmarino, poi vi faccio vedere. Qui gli ho dato una punzuliata, qua ho decespugliato un po', poi questo secco. E qua gli ho dato lo stesso una decespugliata veloce e una punzuliata nel terreno, per farlo respirare un po', così anche i cani possono girare, insomma, non è terra. Non è terra. Sì, ma sta facendo uguale, guarda. Si è sdoppiato. Si è sdoppiato, quindi sta riprendendo. Vedi che è scippato proprio. Dei fichi, fichi, speriamo non se li pappano tutti gli uccellacci. È piena, 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 ce n'è. Guarda, guarda qua mentre ce n'è, pure gemelli. Gli alberi, le piante stanno bene, vedi, guarda le foglie, bellissime. Terreno un po' punzonato, ora vediamo cosa secca e poi ci ripasso. Mi faccio anche sopra, passo da sopra e me ne scendo un po' dappertutto e poi se ne parla a luglio. Ogni tanto faccio sta roba. Vi faccio vedere l'ortoringa, anche se è tardi. Abbiamo aggiunto la mentuccia al basilico che sta spinando. Abbiamo aggiunto dell'altro origano e dell'altro rosmarino. E la solita citronella che speriamo che spiga. Eccolo.
Stoppete! L'ho reso infestabile. Chi è? Ah, minchia, là è bucata. Ora là la pompa è bucata. Clima tritolo. Clima diciassette-16 gradi. Canazzi di mannera, di mandorla, riscaldano l'atmosfera serale. Le vacche pascolano indisturbate. Solo il suono di qualche copertone indisturbato disturba il silenzio verso la sera. È campagna, è compagna di una vita. Ho compagnia infinita. La solitudine che ci invita, la vita che ci sfida. Energia illimitata, infinita. Ci confondiamo anche noi. Il suono della notte. Verso la notte, perché ora è sera. It has unbreakable status. Spits hieroglyphic scripture like a god from Atlantis.